Il palco mi lascia sempre un po' perplessa, scusate. Io sono Elisa Bulgarelli, lavoro in Commissione Bilancio e in Commissione Antimafia. Buonasera. Grazie intanto che siete venuti ad ascoltare e se dopo volete magari anche se riusciamo a fare qualche domanda. Allora, cosa facciamo noi in Parlamento che dicono che non facciamo nulla? Due esempi su tutti, due risultati che abbiamo portato a casa. Una, la compensazione delle cartelle esattoriali. Chi ha dei crediti verso lo Stato ma deve pagare le tasse li può compensare. E mi sembra un buon risultato e non ci voleva un genio a pensarlo. Se tu hai dei crediti, i debiti li compensi. Un'altra cosa che abbiamo fatto è chi prende i soldi, cioè le aziende che prendono finanziamenti statali, se delocalizzano, poi i soldi li ridanno, perché se prendi i soldi statali lavori qui, non vai fuori a lavorare. Questi due risultati su tutti che sono quelli più eclatanti. Cos'altro facciamo in Parlamento? Facciamo le sentinelle. Vi racconto due episodi che sono successi in Commissione Bilancio, ma cose che succedono quotidianamente e di cui non sentirete mai parlare, ovviamente, perché comunque l'informazione ancora non è proprio dalla nostra parte. In Commissione Bilancio, durante la stabilità, che è la nostra legge sul bilancio, quella che praticamente gestisce la vita di tutti noi tutti i giorni, a un certo punto arriva un emendamento strano che fa riferimento a una legge, a un articolo, a un comma, non si capiva niente. Andiamo a vedere cos'era. Poi quando siamo in commissione alzo la manina e dico: scusate, ma noi abbiamo fatto miliardi di proposte e ci avete sempre detto che non ci sono i soldi. Questo emendamento parla di dare soldi ancora per costruire il ponte sullo stretto di Messina. Possibile che per questa cosa ci siano i soldi? Si alza quello dietro di me, che era quello che aveva presentato questo bellissimo emendamento, e dice: no, se ve ne siete accorti lo ritiriamo. Questo per dirvi il livello del lavoro che fanno gli altri in commissione. Se le marchette vengono viste non si possono più fare, perché? Perché dopo fuori la gente non li vota più. Oppure un'altra volta arriva un altro emendamento stranissimo che faceva riferimento alla legge che permette di fare i condoni sulle slot machine. Ah, siccome era arrivato all'ultimo momento, proprio due minuti prima della chiusura della commissione, non c'era tanto tempo per discuterne, uso l'arma che loro temono di più, fotografo l'emendamento e lo invio a tutti i giornalisti che erano lì fuori. E fuori si scatena l'inferno. Uno bussa alla porta della commissione, pian pianino va a parlare col presidente, gli racconta che questa cosa è già uscita fuori come un'ansa. Guarda caso anche questo emendamento viene immediatamente ritirato. Brava! E queste sono le cose che noi facciamo in Parlamento. Siamo all'opposizione e facciamo l'opposizione, quindi facciamo le vostre sentinelle per i nostri soldi, perché i soldi sono nostri, non sono loro e li gestiscono come gli pare. Un'altra cosa molto pericolosa che stanno facendo è che però, siccome quando vanno in TV raccontano sempre solo dei pezzettini e non vi raccontano mai tutto il quadro, e di solito quando vanno in TV non raccontano la verità, vi dico cosa sta succedendo. Hanno fatto questo bellissimo decreto che non cancella le province, perché prima erano 108 province, adesso sono 98 province e 10 città metropolitane, che sono esattamente uguali alle province che vanno ad abolire, quindi non vengono cancellate le province. Però dentro al decreto province che cosa c'è di importante? Che noi non potremo più votare per il presidente delle province, per tutti gli organi delle città metropolitane. Quindi ci rimane solo la possibilità di votare per i comuni piccoli, perché per il presidente delle province e per gli organi delle città metropolitane voteranno i sindaci già eletti. Poiché in contemporanea cosa stanno cercando di fare? La legge elettorale, che è passata solo alla Camera e al Senato ancora no, che permette di avere un premio di maggioranza, tra l'altro già è stato dichiarato che è incostituzionale, ma loro l'hanno reinserito, che viene dato ha un partito che ha anche una percentuale molto piccola. Perché? Perché se tu raggiungi il 34% col partito e tutti gli altri partiti che sono con te in coalizione, passi immediatamente e prendi il premio di maggioranza. Ma il premio di maggioranza se lo spartisce soltanto il partito di quello più grande. Quindi anche con un 17-18% puoi andare al governo col premio di maggioranza per la Camera. Questa legge elettorale, se dovesse passare, passa solo per la Camera, perché il Senato loro dicono che lo vogliono abolire.
Ma in realtà, anche lì, il Senato in realtà non lo vogliono abolire. Vogliono semplicemente fare in modo che non sia più formato da senatori eletti dalle persone, ma vengono direttamente eletti o dalle, appunto, da quelli della città metropolitana, che erano stati eletti però sempre dai sindaci e non da noi, oppure direttamente decisi dal Presidente della Repubblica. Quindi non potremo più votare per i presidenti delle province, non potremo più votare per chi gestirà le città metropolitane, non potremo più votare per il Senato. A me sembra un po' pericolosa tutta questa cosa che vogliono fare, soprattutto perché in tutto questo nessuno ha mai messo bocca sul depotenziare il governo. Il governo che già adesso non svolge più le attività che sono quelle del potere esecutivo, ma va avanti a forza di decreti, quindi si è sostituito al Parlamento facendo sempre, applicando un potere esecutivo che non ha. Quindi se non depotenziamo il governo, praticamente chi farà il Premier potrà fare il bello e il cattivo tempo con la maggioranza alla Camera, con un Senato che non è elettivo e non darà più la fiducia al governo, e quindi noi non li potremo nemmeno più mandare a casa, perché non li voteremo più noi, si voteranno tra di loro. E questa mi sembra una cosa un po' pericolosa, e vi dirò di più, era un progetto, io ero piccola ma credo che qualcuno di voi che ha più anni di me se lo dovrebbe ricordare, era lo stesso progetto che aveva la P2, che non era proprio una cosa positiva per la popolazione italiana. Quindi vi invito veramente, quando vi raccontano le cose, a non ascoltare solo un pezzettino per volta, ma di mettere insieme tutti i puntini, a unire i puntini e verificare quello che vogliono fare. Ci vogliono togliere il diritto di voto, perché si sono resi conto che se dei cittadini entrano in Parlamento, un po' le cose cambiano. Loro fanno finta di niente, ma un po' le cose cambiano, e come vedete stanno cambiando, perché portiamo fuori le informazioni, perché sono costretti a fare cose che non farebbero o a non fare cose che invece vorrebbero fare. E passiamo, al decreto 80 euro, che è molto collegato, perché è praticamente uno spottone elettorale. Nel senso che forse facevano prima davvero ad andare fuori dai seggi elettorali a dare i soldi direttamente alle persone per avere il voto. Perché dico che è uno spot elettorale? Perché sì, daranno da maggio questi 80 euro. Allora, a parte che non si è capito bene come faranno a darli, perché a parte che lo dicevamo noi, ma adesso lo dicono anche i tecnici del Senato, le coperture, cioè i soldi per dare questi 80 euro non ci sono. Ma anche quelli che loro hanno messo come coperture, da dove li hanno presi? Hanno aumentato le rendite finanziarie, le tasse sulle rendite. E tutti diciamo, ah che bello, hanno aumentato le tasse sulle rendite. Peccato che vengono considerate rendite finanziarie anche i nostri conti correnti. Non è che c'è un minimo sotto cui non vengono tassati. Quindi sì, ci danno 80 euro solo a quei 10 milioni di persone che hanno già un lavoro, ma li toglieranno tassando tutti i conti correnti, anche i nostri. Quindi da una parte prendono e dall'altra ci tolgono. Inoltre, sempre per riuscire a coprire questi 80 euro, che cosa hanno fatto? Alla fine dell'anno scorso, inizi di quest'anno, avevano dato la possibilità alle piccole e medie imprese di rivalutare i propri beni strumentali, che sono i macchinari, a proprie spese, dicendo voi li rivalutate, quindi avete dei beni strumentali più alti, pagherete le tasse in 3 anni su questi beni strumentali. Ah, bello, così possiamo rivalutare l'azienda, comunque dopo siamo più credibili per le aziende. Peccato che questa cosa non verrà più pagata in 3 anni, ma adesso non solo hanno dovuto rivalutarsele quest'anno, a gennaio, a giugno 2014 dovranno pagare le tasse su tutta la rivalutazione che hanno fatto, perché hanno modificato la tassa, invece che in 3 anni la devono pagare subito tutta a giugno. Quindi anche qui danno da una parte ma tolgono dall'altra, perché se l'azienda per dare 80 euro in più in tasca al dipendente deve poi chiudere perché deve pagare a giugno le tasse che avrebbe pagato in 3 anni, cioè diventa un po' difficile dopo andare avanti. Un'altra cosa che hanno messo sempre dentro questo decreto, che deriva dal DEF, che il DEF è il documento economico finanziario. Quando hanno fatto il DEF, il nostro bravissimo Premier è andato in Europa e ha detto vabbè, ci sono un po' di problemi, vorrei andare in deroga ai patti che abbiamo stipulato, che è anche una buona idea, perché dice vabbè, andiamo in deroga e usiamo questi soldi per fare tante cose.
Cosa faranno quindi? Stamperanno buoni del tesoro, quindi aumenteranno il debito, di 20 miliardi per pagare 5 miliardi di crediti dei debiti delle piccole e medie imprese. Quindi a fronte di 5 miliardi pagati per le piccole e medie imprese, stamperemo buoni del tesoro e aumenteremo il nostro debito di 20 miliardi. Allora, se vai in deroga a un patto per l'Europa, ed è l'unica volta che ce lo faranno fare, perché non è che l'Europa ogni anno ci dice ah sì sì, non vi preoccupate, andate pure in deroga, tanto non c'è problema. Forse era meglio utilizzare questi soldi per rimettere davvero a posto le cose, per fare un reddito di cittadinanza per tutti, per mettere a posto il dissesto idrogeologico, che abbiamo sempre il territorio disastrato. Sarebbe il caso di fare manutenzione, non di lavorare sempre sull'emergenza. Allora, questi soldi, piuttosto che buttarli in uno spot elettorale di 80 euro, che comunque capisco che 80 euro in questo momento fanno la differenza, però se noi usiamo questi soldi così, cioè se loro usano questi soldi così solo per vincere le elezioni e non per mettere a posto le cose, dopo le cose come le mettiamo a posto? Come ritiriamo sul paese che stanno svendendo tutti gli immobili, svendendo le aziende, privatizzandole e ovviamente svendendole, perché ormai non c'è nessuno che le potrebbe comprare o ha l'interesse di comprarle a un prezzo pieno, ma loro hanno bisogno di vendere, quindi le svalutano e le danno via così, come se non fossero cose importanti, per fare cassa subito. Però dopo non rimane niente, svendono i gioielli di famiglia e non rimarrà niente. Quindi è ora che ci riprendiamo in mano il nostro paese, e l'unico modo per prenderci in mano il nostro paese è non farsi incantare da queste persone che sono veramente pericolose, che raccontano cose in TV e anche quando fanno i discorsi in aula. I discorsi in aula, che sono le cose che escono e che vengono viste dai cittadini, sono sempre piene di contenuti, però poi quando vanno a votare votano sempre il contrario di quello che dicono, perché il voto elettronico nessuno va a verificare. Se uno ti dice ah che bello, faremo questo, faremo quest'altro, uno pensa faremo questo e quest'altro, e invece no, quando poi vanno a votare votano un'altra cosa. Allora è ora che ci riprendiamo il paese, perché ci hanno tolto tutto. Se ci tolgono la possibilità di votare e di mandarli a casa, o di non votare e di mandarli a casa, non ci rimane nulla se non fare gli schiavi a vita.